Da Lumberto Comando di Bigaggio il più cordiale buon pomeriggio Stefano Marina per commentare questa seconda giornata di ritorno del campionato di Serie B, girone unico femminile di fronte il nostro Chievo e la Lazio, Lazio Woman, che ovviamente 1.47 di questo primo tempo, calcio di punizione per il Chievo che andrà a battere lungo questa volta, limite dell'area, interviene la Lazio subito, poi Giorgia Bertolotti prova un bel sinistro che non va molto lontano rispetto allo specchio della porta, brava Giorgia, secondo di gioco, si ha la tecnica per farlo. E così è, e così è, pericolosissima questa palla in area di rigore, poi c'è fallo in area laziale e c'è calcio di punizione Chievo, ma siamo ancora in avanti, stiamo pressando la Lazio in maniera molto convinta. Alice Martani, controllo del pallone, palla indietro, è arrivata anche Zoe Caneo, Martani, Alice, il colpo di testa! Il colpo di testa splendido di Stefania Della Giacoma, il gol che sembrava cosa fatta, 14esimo. Alla battuta, ve lo dirò dopo perché da qui si capisce poco, calcio di punizione, la traversa, la palla che torna in campo, è stata la Federica Savini. Se ne va via e scivola via. Bonfante, attenzione, parla per la Visentin e c'è il gol di Visentin, gran gol di Visentin, la prima incertezza della difesa del Chievo la paghiamo con un grande gol di Noemi Visentin, minuto 34 di questo primo tempo, Lazio in vantaggio, ci siamo distratte un attimo e Visentin ha castigato la nostra difesa. Rischiamo di andare in difficoltà contro una squadra che finora non ci ha fatto male se non in quell'occasione del gol, ma sono questi particolari, queste palle perse. Lucia, attenzione, fallo, non è fallo, dice il direttore di gara, palla ed è il gol del 2-0, non è fallo, e il gol del 2-0 della Lombardozzi, minuto 5 di questo secondo tempo, la Lazio passa in vantaggio al 2-0 con Lombardozzi, ma secondo me su Lucia Bonfante c'era il fallo che il direttore di gara non ha ritenuto essere tale. E Lombardozzi combatte con la nostra Sara Tardini. Valentina Boni, da lontano la sua partenza. Valentina Boni, telefonato questo pallone, sesto di gioco, poco per Valentina. Ha rischiato il giallo subito Rachele. Rubata palla a Valentina Boni, riparte ancora la Visentin che tiene in campo il pallone. A leve piccole, a leve brevi e quindi ce la fa ancora Visentin contro Bonfante. Bonfante, Lisa Faccioli, arriva pittaccio a vuoto per nostra fortuna. Metto di gara dall'ok, palla in area di rigore finalmente. Area di rigore, ci siamo! Non riusciamo a mettere dentro questa palla di Valentina Boni su servizio eccellente dalla destra, non riusciamo, di Alice Martani. Una situazione, attenzione, riparte la Visentini intanto, Lisa Faccioli. No, apertura di Lisa Faccioli, Francesco Olivieri, Visentin, errore anche della Faccioli, area di rigore, area di rigore. Ed è il terzo gol, Visentin. Terzo gol di Visentin, minuto 23, la partita la chiudiamo qui, ma qui c'è un errore gravissimo anche di Lisa Faccioli. Visentin al gol del 3-0, doppietta per lei, 3-0, niente da dire, qui il gol è nato da una grave disattenzione di Lisa Faccioli che ha lasciato sfilare, era in vantaggio sulla palla, ha lasciato sfilare la Visentin, non ha visto palla. Come dicono invece i tennisti, Lazio, area di rigore, esce Francesco Olivieri per Sara Tardini, perdiamo palla, ancora una volta, limite dell'area. Oh, adesso attenzione, la possibilità per la neo entrata del 4-0 che arriva. 4-0, il gol bello di Claudia Palombi. 38esimo di gioco, Palombi al 4-0. Per la Lazio, errore della Sara Tardini, abbiamo sbagliato l'ennesimo disimpegno, esercizio su cui dovrà
veramente impegnarsi tanto mister Dalla Pozza. Tardini, area di rigore, proviamo l'ennesimo tentativo, Martani, Carabot, a due passi dalla porta, sembra fatta, non è fatta, mamma mia, altra grande occasione, a due passi dalla porta, ma le maglie bianca-azzurre sono chiuse a riccio. L'eucaristica, se non vado errato, dell'ufficio liturgico. Brava Mele, però la palla va sui piedi di Castiello. Palla in mezzo per tentativo ennesimo della Lazio, ma c'era fuori gioco.